a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Deborah e oggi finalmente un nuovo top o flop, quindi prodotti terminati del periodo, detersivi per la casa, un po' tutto quello che riguarda magari anche qualche detersivo per il bucato. Ora non ricordo perché ho questi due malloponi qui da parecchio tempo. Lo sapete che ultimamente faccio fatica un po' a registrare video. Causa mancanza di tempo, però ci tenevo a fare questo video. Vi avevo detto che lo facevo in live, ma poi in settimana non sono riuscita tra una cosa e un'altra, quindi ho deciso di fare un video visto che ho la mattinata libera. So che starete esultando, starete facendo la ola, starete facendo il trenino e quindi io sono felice insieme a voi perché veramente mi mancavate tantissimo, quindi avevo proprio voglia di mettere qui davanti e stare una mezz'oretta circa, speriamo anche meno, insieme a voi. Anche meno, più che altro per voi, non per me, perché io starei qui a parlare ore e ore, lo sapete. Però so che dopo un tot di tempo uno anche dice che è due. Quindi, insomma, cercherò di essere molto celere come sempre. Partiamo subito con il video, ma prima, come di consueto, voglio ricordarvi di iscrivervi al canale qui sotto, anche se ultimamente pubblico un po' meno, ma non voglio sparire, quindi mi raccomando, iscrivetevi qui sotto dove c'è il bottoncino rosso dove c'è scritto iscriviti, attivate anche la campanella affinché ogni volta che pubblicherò un video nuovo, YouTube vi manderà una notifica che codesta medesima persona è riuscita a produrre un nuovo video e come sempre, come di consueto, voglio ringraziare tutti i nuovi iscritti, ma davvero tutti, 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 gli iscritti di sempre perché siete sempre fantastici e a questo punto io lancerei, ho un po' di brividi addosso ragazzi, la sigla! Eccoci qua, benvenuti ancora una volta nel mio canale. Ragazzi, sono oggi veramente gioiosa perché finalmente posso farvi vedere questi prodotti. Lo sapete che sono sempre prodotti che giudico, tra virgolette, secondo il mio gusto personale, secondo così i miei criteri. Ormai mi conoscete, quindi ovviamente poi prodotti che a me possono fare schifo, ad alcuni di voi possono piacere e viceversa. Come di consueto vi faccio vedere i due mallopponi, quindi uno e uno, due, ok? E quindi partiamo subito. Allora, come primo prodotto voglio farvi vedere questo lavapavimenti pulivetro deodorante protettivo per il legno. Diciamo che è uno di quei prodotti che piacciono a me, che con un prodotto solo si fanno tante pulizie diverse. Questo nello specifico poi mi era stato consigliato da qualcuno di voi tanto tempo fa, non ricordo chi, e quindi l'ho voluto provare. Prevalentemente io l'ho utilizzato per lavare il pavimento, devo dire che non è stato male. La profumazione è un po', non so, sembra un po' agrumata, che ci sia un po' di citronella dentro, non capisco, però è un detergente, ragazzi, che è multifunzionale. Ecco, quindi se vi dovesse piacere la profumazione, penso che un prodotto di questo genere, essendo così versatile, possa essere utilizzato molto comodamente in tutta la casa. Poi, finalmente ho finito sto boccione enorme, ragazzi. Ve l'avevo fatto vedere in un video spesa di mesi fa. Finalmente l'ho finito. Questo è un detergente pavimenti al profumo di lavanda. Allora, ragazzi, cosa dire? A parte che è stato infinito il suo utilizzo, perché ovviamente sono 5 litri di prodotto e ne bastava poco, quindi
Ho fatto parecchi mesi. La profumazione ottima, mi è piaciuta, sa molto di lavanda, di vera lavanda, cosa che spesso nei detersivi non succede, nel senso che fanno la foto della lavanda, ma la lavanda è solo sulla foto. Ecco, poi quella vera essenza di lavanda spesso non la sento. Quindi la profumazione è stata ottima. Il prodotto in sé, il detersivo, secondo me, insomma, niente di che, ecco, è un detersivo normale. Mi aspettavo sinceramente qualcosa di più. Non bisogna esagerare troppo con le dosi perché è abbastanza schiumoso, però devo dire, ecco, che se sono rimasta colpita, no, non è un detersivo che mi sento di bocciare perché magari non fa quello che deve fare, però ecco, sicuramente non è che andrei a ricomprarlo domani perché non posso fare senza, ecco. È un ni, ecco, è un tip e flip, un top flop. Cos'è che sto dicendo? Va bene, era per dire che non è né un no né un sì, ragazzi. Sono sempre io. Poi andiamo avanti. Deox capi neri e scuri, ragazzi, io non so. I prodotti della Deox sinceramente non mi colpiscono mai, questo non l'avevo mai provato, non ricordo se me l'avevate consigliato voi oppure l'ho preso io di mia iniziativa, ma no, lo sapete che alla fine poi per i capi scuri io sono ancora con la polvere, ecco, con il detersivo in polvere perché non ho trovato fino adesso un detersivo liquido per i capi scuri che mi soddisfi, che mi faccia sentire che il bucato non solo magari è profumato, ma è proprio lavato. Poi mie mitiche pastiglie anticalcare di Conad, queste non spendo parole, lo sapete, ormai le vedete sempre in tutti i video top e flop, quindi qui ce n'è un altro, quindi lo sapete che quando un prodotto lo vedete e lo rivedete vuol dire che mi piace tanto. Candeggina delicata, quindi perossido di idrogeno. Intanto sta passando un aereo, ragazzi. Io intanto mi sventro un attimino perché oggi è un caldo bestia, come si dice qua. Quindi intanto ti aspetto che passi. Non so se voi l'avete sentito, ma ok, forse adesso non si sente più. Ritorniamo a noi. Candeggina delicata, quindi perossido di idrogeno, acqua ossigenata, chiamiamola con il suo nome, dell'Aumino Bianco. La compro spesso, devo dire che secondo me è ottima come l'Ace Gentile, ecco, giusto per parlarci vis-à-vis di marchi, quindi di aziende diverse. Devo dire che questa, poi nello specifico quella blu, mi piace sempre tanto, quindi la aggiungo una o due tappi in base al grado di sporco di bucato, in base alla quantità di detersivo. Ne metto uno o due tappi e devo dire che non è male, ecco. Non la metto in tutto il bucato, scelgo quale tipo di bucato inserirla perché ecco, se non è un bucato esageratamente sporco, non la metto. In un bucato molto sporco, molto macchiato, mi piace insomma inserire uno o due tappi di questo prodotto. Poi andiamo avanti, Mastro Lindo spray con candeggina, ragazzi. Allora, questo prodotto io non ricordo se ne avevo già parlato, credo di sì e secondo me l'avevo anche bocciato. Allora, io lo riboccio, però nello stesso tempo lo promuovo. Ora starete pensando, Sei bipolare. no, non sono bipolare. Il punto è questo, che in sé per sé, come packaging, quindi come spruzzo, non mi piace perché ha uno spruzzo che eroga il prodotto in modo scomodo, però mi è piaciuto sotto questo aspetto che ogni tanto in cucina o in bagno, se non si passa della candeggina, dopo un po' di tempo si sentono dei cattivi odori nonostante noi puliamo, cioè la candeggina elimina, eliminando gli odori, dà quella sensazione di pulito in più. Quindi questo non l'ho utilizzato
tanto in sé per sé per pulire, perché prima comunque passo con un detergente, passo con un sapone, diciamo che questo ogni tanto l'ho passato come passaggio finale per deodorare, che ne so, vi faccio un esempio, il lavandino, e poi sciacquato bene e asciugato. Si sente proprio nell'aria un profumo, un odore diverso, quindi sotto questo aspetto questo prodotto mi è piaciuto. Lo utilizzo un po' anche nel bagno, così, proprio con lo scopo di eliminare gli odori. Soflan, capiscuri, ragazzi, lo sapete, non ho pace tra gli olivi per quanto riguarda i detersivi per i capi scuri, quindi ne provo così proprio senza un limite. Non mi è piaciuto neanche questo, no, tra l'altro l'ho trovato molto blando, l'ho trovato poco efficace, ecco, poco efficace. Spesso, vi faccio un esempio, anche le tute da lavoro di mio figlio, di mio marito, sono scure, quindi hanno bisogno di essere lavate bene, non perché sono scure, ma perché sono tute da lavoro. Quindi voglio che un bucato di questo tipo sia lavato bene con un detersivo di questo tipo liquido, diciamo, per essere anche così un po' più generali con il ragionamento, devo dire che non mi è piaciuto. Se ci devo lavare una magliettina scura, delicata, potrebbe anche andar bene, ma se devo lavare una tuta da lavoro che è sporca, ovviamente, con un prodotto di questo genere, io direi che non ci siamo. Quindi rimango sempre, lo ridico per l'ennesima volta, fedele al detersivo in polvere. Poi ammorbidente concentrato Ocean Paradise della Sweet Home, credo di avervene già parlato e credo anche di questa profumazione. Adesso ne sto utilizzando un altro, sempre di questa azienda, però di un'altra profumazione. Questo è con antibatterico naturale, ragazzi, ottimi prodotti. Questa azienda lavora molto bene, secondo me ha unito il buon prodotto, il packaging accattivante, questo connubio di questi due elementi mi fanno amare sempre questi prodotti, quindi top, toppissimo. Poi deodorante talco, deodorante della Jardin des Fleurs, madonna, la mia pronuncia è sempre mi merito un applauso. Questo è un deo spray ambiente, air freshener spray, delicato e avvolgente, ragazzi, una puzza tremenda. Ragazzi, non lo butto di dietro perché ho qui la gattina piccolina che sta dormendo, non la voglio scioccare. Ragazzi, il talco non è talco, c'è una cosa propriosa, io stenderei un velo pietoso. Allora, il packaging non sarebbe neanche stato male, perché l'erogazione era molto 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 così abbondante, il getto era molto aperto, quindi usciva bene il prodotto, quindi come packaging è stato studiato bene. Però ragazzi, la profumazione di talco per me non è stato talco. Fresco e pulito, detergente per pavimenti multiuso di V5, questo mi è stato consigliato da una di voi su Instagram, ti saluto se stai guardando il video. Allora, a dire la verità, me ne ha consigliati due, uno ancora lo sto finendo. La profumazione buona, anche se per il mio naso è un po' strana, nel senso, non mi sembra limone e bergamotto, sa di agrumi, però è un po' strano, non è male, però ecco, se io leggo limone e bergamotto mi aspetto insomma questa nota anche un po' aspra. Qui c'è un retrogusto un po' strano che non è proprio nelle mie corde, però
Ragazzi, come prodotto di V5, lo sapete, prodotti di Lidl costano molto poco. Insomma, se si vuole spendere poco e non si hanno tante pretese come detersivo, come prodotto, potrebbe anche andare bene. Ecco, lo sapete che ho sempre un rapporto di amore ed odio con i prodotti di Lidl perché più delle volte non mi piacciono. Ragazzi, il primo malloppone se n'è andato, siamo a 18 minuti circa, ovviamente senza tagli, poi coi tagli non lo so a che minuto che saremo, però andiamo avanti perché non voglio fare un video chilometrico. Passiamo al prossimo malloppone immediatamente. Allora, prossimo detersivo che ho finito è questo. Qui parte un altro applauso per la mia pronuncia. Savon Noir, sgrassatore mille usi con olio di lino di Les Lavandaries. Applausi, si stanno, insomma, stanno venendo i calli alle mani. Ragazzi, scusate. Allora, questo nello specifico è uno sgrassatore mille usi con olio di lino. Promette di sgrassare, di nutrire e far brillare. Ovviamente viene consigliato per il bucato, per la cucina, per il bagno, per l'auto. Per gli esterni, insomma, ci sono tutte le indicazioni bene rappresentate sul packaging fotonico. Di questa azienda avevo provato un altro tipo di sgrassatore, se non ricordo male, era al bicarbonato. Quello è stato ottimo, e già qui capite cosa penso di questo, che non mi è piaciuto per niente. No, ragazzi, questo no. Allora, ha sgrassato, sì, però questo olio di lino all'interno, non lo so, non ha sgrassato come quell'altro. Quell'altro, a parte la profumazione ottima nelle mie corde, mi è piaciuto veramente molto e quando lo ricomprerò questo. Questo non lo riacquisterò perché la profumazione non è stata proprio delle migliori per quanto mi riguarda. E in più anche questa sorta di olio di lino al suo interno, l'idea di sgrassare con un olio, non lo so, non mi è piaciuta molto. Ecco, quindi questo, in questa versione con olio di lino, no. Poi ho finito questo General, questo è un detersivo liquido preso tantissimo tempo fa. Cosa dire di questo detersivo liquido? Molto, 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 molto schiumoso. Dovevo veramente centellinare il prodotto perché quelle volte che ho voluto abbondare un pochettino, ragazzi, ho dovuto fare doppio risciacquo. Quindi, General di solito non mi delude, i detersivi per la lavatrice mi piacciono. La profumazione era ottima, ottima, ottima. Non è stato male, ecco, l'importante è non esagerare, anzi io starei anche un pelo sotto alle dosi consigliate sul packaging perché veramente è stato molto schiumoso. Per essere non ha lavato male, ecco. Anche se l'associazione pulito e schiuma non è sempre poi così scontato, però non mi è dispiaciuto come prodotto, ecco. Poi ho finito questo detergente sempre liquido di Ice4. È un detergente, ragazzi, per il bucato. Certificato Ecolabel, quindi quando vedete questa scritta significa che il prodotto è stato certificato come ecologico. Tra l'altro, vabbè, è un prodotto consigliato da Legambiente. Allora, cosa dirvi, ragazzi? Lo sapete che io ogni tanto voglio provare dei prodotti green, dei prodotti veramente eco bio, quindi che siano certificati, non quelli che c'è scritto solo eco bio sull'etichetta per fartelo comprare, ecco, tipo questo, no? Cioè eco con la E dell'euro, però di fianco poi mi ci scrivono economico, ecosostenibile, cioè se io così sono un po' distratta, posso pensare che questo magari sia uguale a questo. In realtà no, questo è solo
solo marketing. In realtà, questo come detersivo non è stato malaccio, però ecco, come dico sempre, questi prodotti che sono così magari più amici dell'ambiente sono un po' meno amici dello sporco, nel senso che non sempre sono così efficaci su uno sporco ostinato. Potrei utilizzarlo su un bucato così che è da rinfrescare, che non è molto sporco, che non è macchiato, cioè i capelli tutti dritti. Però ecco, se devo utilizzare un prodotto di questo tipo, come vi dicevo prima, sulle tute da lavoro, su delle tovaglie super macchiate, su degli asciugamani che comunque li voglio ben igienizzati. No, ecco, posso utilizzarli per un bucato che non è esageratamente sporco. La profumazione, ve lo dico perché questo è un po' che l'ho finito, non la ricordo. La profumazione è una non profumazione, ecco, quindi anche questo non è che proprio mi ha fatto impazzire. Ci sta che un prodotto come questo non abbia dei profumi aggiunti, ecco, questo sì. Però se voi comunque siete così proiettati verso e solo ed esclusivamente verso questa tipologia di detersivi, potrei dirvi che non è malaccio. Ecco, io personalmente, se lo dovessi andare a ricomprare, non lo ricomprerei. Poi, ammorbidente della Vexor, questo era alla profumazione Fresh Laundry. Questi prodotti vi ne ho parlato tante volte. Vexor fa prodotti ottimi. Questo nello specifico, profumazione che mi piace, una profumazione professionale di lavanderia, ottimo, ottimo anche se non viene abbinato al suo detersivo liquido. Quindi solo questo da solo con un qualsiasi detersivo che state utilizzando, devo dire che è ottimo. Profumazione delicata e ammorbidisce bene. Poi, coccolino delicato. Sì, delicato e soffio, questi ogni tanto li ricompro, quindi devo dire che è un top, 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 top la profumazione. Quanti top sto dicendo? Devo dire che Coccolino in questa versione non mi delude mai. Questo nello specifico, nonostante sia delicato e soffice, venga comunque così proposto, presentato in questa maniera, devo dire che invece sul bucato è molto presente, non è delicato, però cioè nel senso che si sente molto. Io se leggo delicato e soffice, magari mi aspetto una profumazione, no? Non dico impercettibile, però che non sia invadente. Devo dire che invece questo profuma molto e quindi è un toppissimo. Poi andiamo avanti. Questo ragazzi, anche questo è un altro da buttare indietro, fate conto che l'abbia buttato la gattina, vediamo, controllo, sta ancora dormendo. Questo è un ammorbidente aromaterapy, orchidea e zaffiro. Allora, Malizia è sempre così un marchio che mi interessa perché mi ricorda la mia infanzia, ok? Però ragazzi, questo ammorbidente per capi morbidi e profumati. Ma Ando, lo sapete come ho fatto a finire questo prodotto? Mettendolo la puzza tremenda. L'odore è una puzza tremenda. Ragazzi, non ce la posso fare, si vede che è un po' che non registro più. L'odore è una puzza tremenda, cioè non è proprio nelle mie corde. Molto liquido, ma il fatto che fosse stato liquido non sarebbe stato neanche tanto il problema se poi lui avesse fatto quello che doveva fare. Quindi non ha profumato e vabbè, ma non ha neanche ammorbidito. Alla fine, come vi stavo dicendo, l'ho dovuto finire mettendolo nel lavaggio dei tappeti, del telo del divano, dei panni, delle cucce dei miei cani, giusto per finirlo, perché sul bucato veramente è stato tremendo, quindi proprio
Assolutamente no. Ho visto che ci sono altre profumazioni, ma ho paura di provarle perché questo mi ha talmente scioccata che non so se altre profumazioni potrebbero essere migliori. Quindi, se magari le avete provate, fatemi sapere sotto nei commenti se avete una profumazione in particolare che secondo voi è più efficace rispetto a questa, perché questa è stata tremenda, tremenda. Quasar bagno anticalcare, anche questo ogni tanto lo vedete. In realtà, quando voglio un prodotto che sia anticalcare, che faccia un po' per tutto, acquisto quasi sempre questo. Perché? Perché per quanto riguarda la doccia, l'ho detto altre volte quando vi ho mostrato questo prodotto, mi piace perché spruzzato sulla superficie, quindi in verticale, rimane comunque abbastanza aggrappato alla superficie e molto spesso, se si ha ovviamente l'accortezza di pulire abbastanza periodicamente, non c'è bisogno di sfregare tanto per eliminare residui di sapone e di calcare. Quindi Quasar è sempre una garanzia. Scusate, ma ok, andiamo avanti. Ce la faccio? Forse sì. Allora, Orchidea, quindi detersivo Orchidea, lavatrice bianco fantastico, delicato profumo di gelsomino. Questo me l'avete consigliato voi. La profumazione non è stata male, diciamo, la polvere era profumata, nel bucato un po' questa profumazione si perde, ma non è che mi interessi tanto questo. Come prodotto, come detersivo in polvere mi è piaciuto. Secondo me ha lavato bene, se non ricordo male. Vediamo gli ingredienti, perché se non ricordo male dove sono scritti gli ingredienti, perché non ci sono scritti, perché ci devono essere scritti per forza. Vediamo un po', cioè, non ci sono gli ingredienti. Cioè, incredibile. Ah, ecco, ragazzi, l'ho trovato. Sono io che sono un po' ciecata. Allora, la composizione chimica sarebbe tra il 5 e il 15% di sbiancanti a base di ossigeno, stessa percentuale per gli zeoliti. Va bene, poi ci sono tensiativi ionici, vabbè, più o meno i componenti sono questi, non ha tanti ingredienti dentro, però per quanto riguarda il bianco, io presumo che essendo scritto così venga consigliato questo detersivo per i bianchi. Secondo me per i bianchi non va bene, è un prodotto che è scarico, come dico io, quindi non è potente per i bianchi, perché lo sapete che per i bianchi ci vuole comunque sempre una percentuale di ossigeno molto alta. Qui in questo caso è tra il 5 e il 15%, per i bianchi sarebbe meglio stare tra il 15 e il 30%. Quindi, secondo me, questo detersivo per i capi, insomma, in generale, è meglio utilizzarlo per i capi colorati. Se lo vogliamo utilizzare, ovviamente, come vi dico sempre, aggiunta di percarbonato di sodio, oppure anche della nostra mitica candeggina delicata, che insomma potenzia un po' questo detersivo quando vogliamo fare i bianchi. Però ottima polvere, quindi potrei ricomprarla molto 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 comodamente. Poi Deodorina, questo è un detergente che io di solito tengo sul lavandino della cucina, stavo dicendo nel bagno, ma no. Questo è un sapone elimina odori, quindi quando faccio il pesce, quando taglio l'aglio, quando taglio la cipolla, lo sapete che rimane insomma sempre quel cattivo odore nelle mani. Una lavata con questo detergente e la puzza passa. Quindi questo è stato un top, mi è piaciuto. Lo sapete che di questi prodotti in cucina li utilizzo e mi ci trovo bene. Mi è caduta una cosa, la vado a recuperare. Smac Express bagno igienizzante, zero aloni, risciacquo immediato. Possiamo andare direttamente al prossimo prodotto. No, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto il packaging, come esce il prodotto. Secondo me non ha così fatto proprio questa azione di pulizia, ecco, non,
non mi è piaciuto, quindi ho cercato di finirlo e basta, non lo acquisterò mai più. Poi l'isoform, aereo spray multisuperficie igienizzante, ragazzi, questo l'ho tenuto un po' in borsa, l'ho tenuto un po' così in giro per casa quando abbiamo avuto bisogno di igienizzare un po' di più, però sinceramente se devo andarlo a ricomprare non lo riacquisterei, ecco. Sono stata curiosa di provarlo e quindi l'ho provato. Ovviamente è un igienizzante, quindi non è un disinfettante. Ma così l'ho spruzzato un po' sulle cucce dei cani, queste cose qua, ma l'ho trovato alla fine inutile. Ecco, se devo prendere questi prodotti, alla fine prendo un presidio medico-chirurgico che so che ha un'azione un po' più profonda, quindi che non va solo a igienizzare, ma va anche a disinfettare, quindi non lo acquisterò più. Poi Napisan igienizzante multisuperficie potere sgrassante. Devo dire che questo Napisan, a differenza degli altri, mi è piaciuto. Mi è piaciuta la profumazione molto di limone, quindi in cucina è stato top. Non amo molto i Napisan e il concetto del Napisan in sé per sé, però questo era nuovo, quindi l'ho voluto provare e non è stato male. Quindi in cucina mi sono trovata bene, ecco. Poi, additivo igienizzante, questo lo vedete da quando ho iniziato a fare i top e i flop, quindi video dei prodotti finiti. Questo, insomma, è un mai senza quando voglio igienizzare un po' di più il bucato. Spesso, come vi dico sempre, lo utilizzo nel bucato scuro. Però lo metto anche quando devo lavare le coperte dei cani, insomma, quando voglio igienizzare un po' di più. Ovviamente ve lo dico sempre, per igienizzare il bucato ci vuole la temperatura. Se noi speriamo di igienizzare dei capi, un bucato a 30 gradi mettendoci questo, no ragazzi, non ci siamo. Andiamo avanti. Pril tutto in uno, tabs per lavastoviglie. Devo dire che non sono state male queste. Lo sapete che per la lavastoviglie prediligo sempre il sapone in polvere. Questo è una polvere compatta, la possiamo considerare così. Non sono state male, ecco. Non sono come le Fairy, di cui vi parlo sempre benissimo, però non sono, ecco, state tremende. Possono essere utilizzate tranquillamente. PuliRapid, intanto ragazzi mi sto riempiendo. PuliRapid anticalcare super potente, ragazzi, quando voglio agire sul calcare, secondo me meglio di questo, PuliRapid, quindi di questo tipo di anticalcare non ce n'è. Questo porta via il mondo. Top, top, top. Poi Ambipur Hair Lenore, quindi Ambipur in collaborazione con Lenore ha fatto questa serie di deodoranti per ambienti. Questo nello specifico, ragazzi, ha la profumazione dell'ammorbidente classico Lenore, quello azzurro. Ragazzi, questo è toppissimo. Ho visto che ci sono altre profumazioni, le vorrò provare sicuramente. Questo è toppissimo. Packaging studiato benissimo, complimenti all'azienda che ci ha lavorato sopra, perché secondo me è un packaging fotonico, erogazione del prodotto ottima, si spande bene, non cade subito e la profumazione rimane a lungo, non rimane a giorni, ma rimane per parecchie ore, quindi se lo si spruzza tra l'altro a finestre chiuse, posso dire che dura parecchio, ecco, che dura parecchio. Quindi questo è un toppissimo, ragazzi, toppissimo. Poi, altro profumatore per l'ambiente, ragazzi, mi piacciono i profumi, lo sapete. Questo è il deodorante per ambienti di
Tesori d'Oriente, questo nello specifico profumazione Ayurveda con amla e patchouli. Ragazzi, è uguale al profumo, al profumino, insomma, dei Tesori d'Oriente, quindi il suo fratellino, il suo cuginetto, ecco, diciamo così, più che fratello, essendo un profumo per il corpo. Ragazzi, cosa dirvi? Uguale al profumo, buono, ottimo, mi piace il packaging, si tiene bene, si spruzza bene, è un po' più liquido e cade un po' più in velocità a terra rispetto a questo. Questa ha una forma un po' più liquida rispetto a questo, quindi come erogazione mi piace più un packaging come questo perché rimane più nebulizzato nell'aria. Questo è un po' meno nebulizzato, però devo dire che come profumazione si sente. La persistenza non è lunghissima, però finito le pulizie, quando si vuole dare un po' di così profumo nell'aria, posso dire che è stato buono. Poi, crema per le mani distrutta di Nivea, l'ho dovuta aprire così, ragazzi, perché dentro ne era rimasta la metà quando l'avevo finita e ho dovuto, insomma, andare a scavare per bene per finirla. Crema per le mani tremenda. Come spesso i prodotti di Nivea, di cui non mi trovo bene, non mi piacciono, perché vengono sempre così pubblicizzati come prodotti molto idratanti, in realtà per me non lo sono. Poi magari sarò solo io, però crema che ho fatto fatica a finire, ragazzi. Bellissimo il packaging perché stupendo. Questo indaco è bellissimo, è uno tra i miei colori preferiti, quindi il packaging molto comodo anche perché essendo una confezione slim occupa poco spazio in borsa, però la crema non ci siamo. Poi salviette Licia, queste le tengo in borsa ovviamente all'occorrenza, devo dire che sono ottime. Tessuto non troppo sottile, inumidite il giusto, puliscono bene, struccano bene, lavano bene, quindi top. Mi sono piaciute, ragazzi, sto quasi per finire. Glade, questo è un altro profumatore per ambiente, Glade Ocean Adventure. Questo praticamente è un deodorante che si alza così e prometteva di profumare. Ragazzi, non ha profumato un cavolo. 45 giorni. Che poi mi piace perché le aziende scrivono fino a, quindi fino a vuol dire che questo può profumare per 5 minuti oppure fino a 45 giorni, cioè non mi puoi scrivere fino a perché fino a vuol dire tutto, non vuol dire niente, ma va bene, lasciamo stare. Devo dire, ragazzi, che da appena aperto non si è sentito niente, cioè io dovevo andare lì, mettermi lì col naso e facevo fatica a sentire la profumazione. Si sentiva, per carità, ma fino a 45 giorni no. Cioè io direi, togliendo il fine A che ha profumato, non so, un quarto d'ora. Anche questo è da buttare di dietro e la gattina ancora sta dormendo. Poi, Finish Cura Lavastoviglie. Ma questi ragazzi sempre un po' così, insomma, ogni tanto li compro, vado un po' con quelli che sono in offerta, Finish di solito non mi fa impazzire, però ogni tanto un lavaggino ce lo faccio, ecco. Non è che mi abbia colpito, ma va bene così. Thai Form disinfettante, detergente multiuso, deodorante, questo preso, aiuto, non ci sto più, da Lidl. Se non ricordo male, sì, il Thai Form deve essere di Lidl. Packaging scomodissimo, ragazzi. Cioè, questi spruzzi così, poi spesso si rompono quasi subito. Io odio questi spruzzi. Il prodotto in sé per sé non è stato male, la profumazione non è stata male, quindi poteva essere anche. C'è la Minnie che sta facendo i rumori. No, poteva essere anche non male. Mi piaceva il fatto che era presidio medico-chirurgico. Quindi vi ho spiegato che cosa significa questa dicitura. Magari vi lascio il video qui sopra dove ve lo spiego bene.
Però, insomma, ho provato detergenti così disinfettanti migliori di questo. Ecco, se dovessi rimanere senza, non è che correrei alla Lidl a comprare questo, ma correrei in altri punti vendita a comprare altri tipi di disinfettanti. Poi, ultime tre cosucce, ragazzi, e poi abbiamo fatto per oggi un video lunghissimo, come mio solito, mannaggia. Tavolette per il WC di risparmio casa. Queste, ragazzi, posso buttarle dietro perché tanto è carta, non credo di disturbare la gatta. Inutili, inutili, non ci perdo neanche tempo. Poi, essenza balsamica di Casanova, queste sono quelle goccine profumate che si mettono in quei profumatori. Adesso in questo momento non mi viene il termine preciso, comunque aspettate, lo vado a prendere. Ecco ragazzi, tipo questi, dentro si mette l'acqua e poi si mettono questi oli essenziali. Questo nello specifico alla che profumazione era? Essenza balsamica. Sì, invece di essere balsamica, io non so se voi avete mai dipinto, io per parecchi anni ho dipinto e utilizzavo un solvente per i colori ad olio. La profumazione non dico che è uguale, ma è molto simile. Quindi io non mi aspetto un'essenza balsamica se mi ricorda un solvente. Quindi bocciatissimo, non mi è piaciuto assolutamente. No. E l'ultima cosa di cui voglio così dirvi che mi piace sempre, lo utilizzo da una vita, 30 anni, è l'Avio. Questo prodotto, ragazzi, aiuta a smacchiare tutti quei tessuti che in qualche modo non possono essere lavati a mano. Quindi è uno smacchiatore, è uno sgrassatore, quindi tutte quelle macchie grasse possono essere eliminate con questo prodotto. Lo si mette un po', su una spugna, o di microfibra o in cotone e poi lo si sfrega sulla macchia. La sua azione è un portento, quindi bisogna fare attenzione nel suo utilizzo perché comunque è meglio evitare l'esalazione del suo profumo, del suo odore, anche se a me in realtà piace tantissimo. Però spesso quando voglio che ne so, vi faccio un esempio, smacchiare un bracciolo del divano che comunque non posso smontarlo e metterlo in lavatrice, ci passo un po' di Avio, spesso risolvo, insomma, poi dipende sempre la natura della macchia, però l'Avio in casa non può mai mancare. Ragazzi, non ci crederete, ma anche il secondo malloppone se n'è andato. Io vi ringrazio di essere stati qui con me anche oggi. Spero di avervi fatto felice, di avervi dato qualche consiglio. Spero di tornare prestissimo ancora con altri video. Perdonate, insomma, se non sono più costante come prima. Però io voglio ringraziarvi tutti quanti, vi aspetto ovviamente nel prossimo video. Se avete dei detersivi, dei prodotti, qualsiasi cosa da consigliarmi, mi raccomando, o qui su YouTube o su Instagram, fatemeli vedere, mandatemi delle foto, mandatemi delle mail, mandatemi qualsiasi cosa, ma mandatemi qualcosa affinché io, insomma, possa anche conoscere prodotti nuovi, perché lo sapete che amo, amo tantissimo i prodotti per la casa. Detto questo, io vi saluto e vi aspetto alla prossima volta. Ciao ciao!